Ciao a tutti, oggi vi parlo di matematica e vorrei parlarvi di quanto è difficile la matematica, perché si dice, quelli che almeno non sono tanto portati, dicono che la matematica è una materia molto, molto difficile, e c'è anche chi fa qualche collegamento con l'intelligenza. Ovvero pensa che per essere bravi in matematica bisogna avere un'intelligenza magari un po' superiore alla media. Ecco, questo in realtà è un mito che voglio sfatare, perché le informazioni che abbiamo ci dicono che per comprendere la matematica, per riuscire nella matematica, almeno fino al livello, diciamo, liceale, fino a derivate, integrali. Ecco, per riuscire a fare matematica fino a quel livello basta avere un quoziente di intelligenza pari a 70, dove 100 è la media, quindi 70 è parecchio sotto la media. Perché allora così tante persone hanno difficoltà con la matematica? Non sono certo sotto il 70 di quoziente di intelligenza. No, è perché la matematica è un po' particolare rispetto alle altre materie. Prima di tutto è stratificata. Cosa vuol dire questo? Beh, che se io mi ammalo, se io sto andando a scuola, sono uno studente, e mi ammalo per una settimana e perdo una settimana di lezioni di storia, non è poi così grave, nel senso che io non so le cose che sono state spiegate durante quella settimana, però quando ritorno le cose che vengono dopo le so, le imparo. Stessa cosa per la letteratura: se anche in questo caso una settimana e mi perdo un autore, mi sono perso quell'autore, basta, gli altri li conosco bene lo stesso. Con la matematica c'è il problema che se tu stai a casa una settimana, le cose che vengono spiegate durante quella settimana al 95% te le ritrovi anche la settimana dopo e per tutti gli anni dopo. Se tu non c'eri quando si insegnano a fare l'addizione, ecco, capisci, l'addizione serve sempre. E la matematica è così, è stratificata. Tutte le nozioni, tutti i trucchi che ti insegnano una certa lezione, quasi tutti si usano anche da quella lezione in poi. E quindi il primo problema è che se a te piace la matematica, magari non solo perché sei bravo, ma perché magari ti piace l'insegnante, ti piace la materia, allora quando tu stai a casa una settimana, dopo tu magari fai uno sforzo in più, che è quello di andarti a rileggere, a rivedere le cose che sono state fatte la settimana quando non c'eri. Se non ti piace, non lo fai. E se non lo fai, è un bel problema. Ecco, questo è il primo grande motivo per cui la matematica è difficile, perché bisogna seguirla. L'altra cosa che secondo me è abbastanza importante è che c'è una materia di studio che non è mai insegnata a scuola, è insegnata solo quando si va a fare l'università. E questa materia è la logica. La logica è fondamentale per la matematica, non si può fare matematica senza logica, eppure nei corsi scolastici la logica è saltata. Non c'è. C'è qualche accenno, ma diciamo non c'è nessun processo di abituare gli studenti a compiere ragionamenti logici, a compiere operazioni logiche. E quindi sì, non dico che bisognerebbe spiegare la logica universitaria alle elementari, però un'applicazione della logica dovrebbe essere fatta.
perché è fondamentale. Senza logica non c'è matematica, ecco, è una base, è la base della matematica. Questo. E poi quando si dice che la matematica è difficile, beh, dipende tantissimo anche dall'insegnante, da come le cose vengono insegnate e anche proprio da un fatto umano, psicologico, se l'insegnante ti piace. Perché quando l'insegnante, la lezione ti piace, lo studente fa quello sforzo ulteriore, sta più attento in classe. Quando io dicevo se sei ammalato per una settimana, beh sì, c'è la malattia, ma dopo c'è anche tutto il fatto dello studente che è disattento. Se a te non interessa, non piace la lezione, ma non tanto per la materia in sé, ma quanto perché come viene spiegata, magari il professore è estremamente noioso, tu in classe non stai attento e effettivamente ti perdi tutto quello che viene spiegato, anche se sei lì fisicamente. E invece la matematica può essere spiegata anche a persone che hanno un quoziente di intelligenza inferiore alla media, devono essere seguite, chiaramente bisogna accertarsi che abbiano compreso tutto l'argomento prima di passare al successivo. Questo è quanto, quindi secondo me siete ancora tutti in tempo per tornare sui libri, rileggerli dall'inizio con calma e attenzione, vedrete che andrà tutto bene. Scherzo, ma è così. Ciao ciao.